Pairetto ha annullato due gol regolarissimi all'Avellino e c'era un rigore su De Angelis, rigore nettissimo, e mi hanno detto oggi, io non sono andato a vedere la partita, forse Gino ce lo può dire, che anche in occasione del rigore c'era un fuorigioco di 3 metri per l'Avellino. Quindi sono due risultati condizionati tantissimo da questi Da arbitri. arbitri, forse inesperti, non lo sappiamo, però una cosa è certa, per cortesia, per piacere, mi rivolgo a, se non c'è direttamente, vabbè che io so che ci vedono gli arbitri da Roma, non ti preoccupare che ci vedono. Io dico che purtroppo anche gli arbitri devono Stiamo capire ancora. che molti addetti ai lavori purtroppo rischiano il lavoro anche per colpa loro, per decisioni cervellotiche che Eh beh, loro certo, fanno. ma non ci arrivi i risultati. E, tu vedi, noi con Latina abbiamo perso ed è costato, c'è stato il patatrac. A volte si può condizionare il lavoro di un'intera società per colpa di questi Di un arbitri che arbitraggio che non va sono bene. abbastanza approssimativi. Certo, io dico solo questo, per cortesia, per piacere, vi imploro, mandate arbitri siciliani e calabresi in campagna, ma i lombardi lasciateli al Veneto, mandateli da Bossi, per piacere, mandateli là, lasciateci liberi, fate il federalismo anche con gli arbitri a questo punto, che vi posso dire? Oddio, comunque andiamo alla partita, dai. Allora, Roberto. vogliamo vedere le immagini della partita? Certo. Naturalmente. Eccole qua. Si inizia subito, naturalmente, sotto al Castello di Baia, le due squadre che entrano in campo. Maglia blu per la squadra sarda del Budoni e maglia verde Speranza per la Sibilla. Forse una speranza di poter agganciare quel fatidico secondo posto con l'Aprilia. Diciamo subito che la Sibilla si mette in campo con i soliti quattro difensori. L'unica novità che in formazione è Conte sulla fascia destra al posto di Renone, che ultimamente è riacutizzarsi di un vecchio infortunio. Diciamo subito la Sibilla naturalmente con le 3M in attacco, Mendil, Manzo e Martone. Temponi naturalmente a registrare un po' con la fase di centrocampo, col supporto di Posiello e Carannante. Ricordiamo il Budoni allenato dal bravo Raffaele Cerbone, ex attaccante penso di Casertana e Venezia, si metteva in campo con un 3-5-2. Si parte subito, dopo qualche minuto di studio, la Sibilla prova ad andare avanti. Qua ci sta un bel lancio di Conte che con la coda dell'occhio vede lo scatto di Manzo, ma il guardalinee ferma per fuorigioco. Si parte subito sulla sinistra ed è Piccolo a mettere la palla in mezzo. Martone la spizza, ma Mendil forse ci pensa troppo e strozza un poco troppo il tiro. Oggi partita veramente in ombra del bravo attaccante francese. Ancora Piccolo che prova il cross. Nel tentativo di anticipare, Mendil Morello mette in difficoltà il proprio portiere. Grandissima giocata dell'Arbatros. Martone tira, ma Cappelli fa una grande parata. Azione di confusione. Manzo viene tirato a terra. Rigore per la Sibilla Bacoli e conseguente ammonizione per il difensore. Manzo, una freddezza non come quella di Lavezzi che ha avuto giovedì in Coppa UEFA, ed è l'1-0 per la Sibilla. La partita sembra mettersi proprio bene per la squadra bacolese, però purtroppo il campo ci dirà altre cose. Si vede ancora Manzo che ringrazia il pubblico bacolese, lui è molto affezionato alle persone di qua. Si inizia subito la partita della punizione di Morello, ci prova una volta, la palla viene ribattuta, la seconda volta mette in mezzo, sciagurata uscita di Dauria e Saie fa l'1-1. Grande l'esultanza di Saie, che ricordiamo la Campania ci porta un poco bene e un poco male, perché ricordiamo la partita con la Viribus fu attore di un autogol al 90°. Ancora Manzo ci prova con una punizione, Martone mette in mezzo, azione di confusione, il portiere para, ma tutto è reso vano dal fuorigioco di Mendil. Ancora la Sibilla ci prova con i calci piazzati, ancora un anticipo su Posiello e il portiere fa buona guardia. Due sono i minuti di recupero del primo tempo e in questi minuti purtroppo non ci sta niente. Il primo tempo finisce 1-1 con una Sibilla che ci ha provato, ma nell'unica azione il Budoni è riuscito a pareggiare. Si parte subito alla ripresa e il Budoni ci prova con Capeddu che di forza riesce a prendere la palla a Posiello, ma angola troppo il tiro che lambisce il palo. Sospiro di sollievo per Dauria che vede la palla in fondo. Qua il primo caso di Moviola, lancio lungo, Posiello tocca di testa, Dao stava andando in porta, ma l'arbitro dice che è fuori gioco. Conseguente l'espulsione di Raffaele Cerbone, che non era molto d'accordo con l'arbitro di Lecco. Raffaele Cerbone dovrà guardare la partita agli spalti. Ancora la Sibilla che ci prova ed è Manzo in una acrobatica semirovesciata che sfiora il palo. Qua sembra quasi che la Sibilla da un momento all'altro dovesse segnare, ma purtroppo oggi la porta è stregata. Ancora Manzo tenta di mettere in mezzo, ma Martone viene anticipato da Saie. I due giganti difensivi del Budoni, Saie e Pinna, non hanno proprio fatto vedere la palla oggi.
Ancora Manzo ci prova una volta, palla respinta, ancora una volta respinta e ancora una volta respinta ancora. Qua si chiede il fallo di mano che poi dopo Gargiulo ci dirà se c'era o meno. Ancora la palla al lancio di Andreozzi, Manzo ci prova in due tempi ma il portiere para, tiro troppo centrale. Ancora Manzo cerca di allargare il gioco per Andreozzi che mette la palla in mezzo e ancora il bomber bacolese purtroppo alza troppo la mira, la disperazione di Manzo. Punizione De Palmas, ma Dauria fa buona guardia anche se la punizione era un poco fiacca. Ci prova al 90esimo il Budoni a fare la sorpresa alla Sibilla, ma l'anziano attaccante Pau, 42enne, mette in mezzo e Posiello riesce a mettere la palla in calcio d'angolo. Questo qua in poche parole è l'unico sussulto della formazione sarda nel secondo tempo. Ma stiamo agli sgoccioli, nel minuto di recupero Manzo cerca di mettere la palla per Andreozzi che di prima intenzione mette in mezzo, batti e ribatti. La palla arriva a Martone, ancora a Manzo, deviata dal difensore che la palla va fuori. Neanche la fortuna ha aiutato oggi la Sibilla per portare a casa questi tre punti che potevano essere vitali dopo quella brutta sconfitta di domenica in Sardegna. E allora, sinceramente, è un po' sfortuna d'estate. Sta sfortunata, Sibilla Bagoli. Adesso tu hai fatto l'intervista. Fatto l'intervista al mister Carannante. Allora andiamo a vedere cosa ha detto Carannante. Benissimo. Ovviamente sì, perché se noi non riusciamo a capitalizzare almeno le partite in casa diventa poi tutto più difficile. È vero che oggi le abbiamo tentate tutte e non ci siamo riusciti, però queste sono partite da vincere. Abbiamo preso un gol stupido, abbiamo fatto una fatica enorme per andare in vantaggio e poi prendere un gol in un'uscita che non serviva a niente ci ha costretto poi a rincorrere un'altra volta il risultato. Una squadra che si è chiusa bene in difesa con due giganti là dietro che non ci lasciavano le palle alte, quindi abbiamo cercato in tutti i modi di poter fare gol però non ci siamo riusciti. Certo, questo punto sì, fa classifica ma è come se fosse una sconfitta. Mendil, cosa gli è successo? Perché ultimamente è un dato di fatto, lo vediamo proprio quasi assente al gioco della squadra. Beh, sta attraversando un momento particolare, noi stiamo cercando di recuperarlo facendolo giocare, però chiaramente è un grande problema per noi perché non è che abbiamo altri attaccanti, per cui siamo contati lì davanti. Se una volta viene meno lui, una volta viene meno Manzo, è finita per noi, non siamo una squadra che ha 5-6 attaccanti, non abbiamo neanche gli under attaccanti, per cui ne avevamo uno solo, si è preso 3 giornate di squalifica, per cui ci costringe a volte ad attaccare magari con Temponi e con Pozziere per vedere un po' se potevamo scardinare un po' la loro difesa. Abbiamo fatto di tutto, ripeto, oggi è stata proprio una maledizione perché chiaramente la vittoria la meritavamo. E allora eccoci giunti alla nostra moviola, ci sono ben 1, 2, 3, 4 situazioni che adesso vediamo un attimo il nostro competente Gargiulo cosa ci dirà. È una premessa. Dimmi Gargiulo che vuoi. Allora, noi ci dobbiamo mettere anche un po' d'accordo. Perché mai d'accordo con te, mai con un arbitro mi metto d'accordo. Dimmi comunque, vai, può darsi che stavolta faccio un'eccezione. Te ne sarei grato, ma perché per il bene della comunicazione. Io credo che praticamente se esistono delle designazioni che non sono designazioni regionali, esistono dei motivi alle spalle. Allora, noi non possiamo lamentarci che un direttore di gara è della regione e poi si viene a sapere casomai che è andato a fare le ferie nell'albergo praticamente di quel presidente. Allora, se ci dobbiamo lamentare di questo, non ci possiamo lamentare che viene un arbitro di Lecco o per dire praticamente con una coincidenza che non ritengo neanche strana, quella di Michelino, dove praticamente esiste in quel momento un direttore di gara che sono maturi per quel tipo di partita. Dico questo perché tutto ha una logica, altrimenti non esisterebbe il cosiddetto scambio interregionale che dovrebbe essere in teoria, lo dico in questo caso, in teoria una garanzia proprio per le compagini che spesso e volentieri sono anche della stessa regione. Ho capito, però c'è un piccolo particolare. Perché dobbiamo fare questo scambio con la Lombardia e non con la Sicilia? Ma perché dovremmo farlo con la Sicilia? Ma perché si paga la Lombardia? Ma no, ma esiste una graduatoria nazionale a cui delega il designatore della regione
che va praticamente, non è più designazione regionale, ma è il designatore nazionale che valuta, a secondo di quello che è una graduatoria nazionale, di quegli arbitri che hanno un punteggio tale da andare a fare quel allora tipo di gara. Mi devi spiegare. Esiste adesso un coefficiente, okay, di difficoltà. D'accordo. Ma mi devi un attimo fammi vedere quel grosso errore di incompetenza calcistica che ha fatto quest'arbitro. E poi entriamo nel merito. E va bene, poi entriamo nel merito. Allora entriamo nel merito. Allora, a questo punto, se tu mi dici che la prestazione dell'arbitro è stata positiva, io sono il primo a dirti di no. Va bene. Perfetto. Però se tu mi vieni a dire che questi arbitri vengono da Milano apposta per... No, non per sanno arbitrare che... proprio, non è che non vengono da Milano, non sanno arbitrare. Sì, ma può essere anche un arbitro siciliano che potrebbe avere una giornata è negativa. È difficile, perché va questi bene, vengono allora, da Camerino. Allora giriamo l'Italia, sarebbe anche l'ideale per tanti altri motivi. Appunto, facciamo il contrario. Non ho capito, vogliono il federalismo fiscale, vogliamo pure noi il federalismo, arbitrale. Ecco, ho capito, va bene. Vai, dai. E quello così si cominciano le lotte... Ognuno ci fa i propri federalismi. Abbiamo indovinato, abbiamo inventato anche. Allora andiamo avanti, che è meglio. Quindi, sì, sì, penso proprio di sì. Vai. Allora, qua abbiamo praticamente una segnalazione per un calcio di rigore. Sì, sarebbe il calcio di rigore per la Sibilla. E praticamente viene dato. Ora, se vediamo con rallentatore le immagini, esiste uno scontro. Reciproco da parte dell'attaccante e difensore praticamente della Sibilla e del Budoni, e dove io vedo, almeno cerco di capire, che una eclatante spinta da parte di uno dei due nei confronti dell'altro non c'è stata. Quindi quei classici falli in area che insomma non siamo qui a ricordare, l'arbitro ha ritenuto di appunto punire il difendente e quindi ha segnato il calcio di rigore con la relativa ammonizione che possiamo anche vedere se si allungano le immagini. Ok, allora, poi, i rigori praticamente... Non era eccezionale, non era lampante. Non era lampante, va bene. Vedi, anche se è a favore di una squadra nostrana, non diciamo la verità. L'arbitro era scarso pure in questo caso, è stato scarso pure nella... Guarda che però esiste anche una proiezione. No. Che non abbiamo certo noi, non c'ha certo la Moviola. Noi, se entriamo nel merito e nel dettaglio, dovremmo vedere se l'arbitro effettivamente ha visto prima una spinta del difendente. Scusa, allora, tu cosa hai visto, Roberto? Era un po' particolare. Là non sembrava un rigore chiarissimo. Ecco, basta. Devo dire la verità, anche dagli spalti, diciamo così. Cioè, non toglie, come ha detto, la bella prova della Sibilla, però... Io credo che Roberto si sta condannando da solo, perché ha detto che l'ha visto dagli spalti, quindi... Sì, ma tu non conosci gli spalti del Bayern? No, Bayern. No, Gargiulo li conosce, È bellissimo, vabbè, si vabbè. Vede benissimo. No, li conosce, perché con la Gambisa ogni tanto viene. Vabbè. Sei sul campo praticamente. Vabbè, comunque lasciamo bene, andiamo avanti. Poi che cosa si sa? Poi abbiamo un calciatore del Sibilla, qui vediamo, ecco, il cross che sembrerebbe praticamente, l'arbitro ha interrotto questo tipo di azione in area. Diciamo che non si è capito il motivo per il quale ha fischiato, almeno gli addetti, gli non addetti ai lavori, ritengo, ecco, non l'hanno capito, perché hanno tra l'altro hanno detto che poteva essere un fallo di mano. Io andrei un attimo avanti con l'azione, perché capiamo invece che cosa significa dal comportamento dell'assistente di linea. Se andiamo avanti con l'azione, vediamo che infatti, vedete, la bandiera, ecco, questo è il punto fondamentale, viene posta parallela al braccio. Nel senso che l'arbitro, l'assistente di linea, ha indicato effettivamente una posizione di fuorigioco. Se fosse stato un fallo di mano, la bandiera sarebbe stata perpendicolare al corpo. Questa è buona. Tu lo sapevi, Ciro? No, ma io... Ciro, sapevi se la bandiera sta così? No, non ci facciamo caso. No, voglio... Tu lo saprai sicuro. Sinceramente. Però non ci fai caso se è diritto, se è storto. Comunque deve essere bravo lui che ce le indica queste cose. L'allenante mister Canone ha detto bene, questa è una partita da vincere, al di là che il calcio non c'è. Questa è una partita che si vince 4-0, non è successo niente di anormale. Il rigore non c'è, però questa è una partita che si vince 4-0. Dimmi. Mario, il discorso degli arbitri lascia il tempo che trova.
Ma io devo fare pure... è tutto soggettivo. Noi sono d'accordo non abbiamo con te, visto, ma io devo fare pure spettacolo, visto, ragazzi. Mo lo dico. No, ma io sono pagato per fare spettacolo, per ma creare io non vuoi vedere, allora, vedere il signor Gargiulo che ha fatto l'arbitro? Io ho fatto parte per 12 anni, lo sai molto bene, il Comitato Regionale Campano, no? Un episodio che si è verificato oggi, la soggettività degli arbitri, su uno stesso campo, a distanza di mezz'ora, c'erano due partite a seguire, una prima e l'altra dopo. Alle 10:30 l'arbitro della partita precedente non ha fatto fare la partita, perché per lui il campo non era agibile. Dopo mezz'ora, la partita a seguire, l'arbitro ha fatto la partita ed è andata a buon fine, non c'è stato incidente, il campo era, perché ieri è nevicato, no? Certo. Praticamente c'era un pochino di neve. Va bene? Allora vedi, sullo stesso campo, stamattina due arbitri, due interpretazioni nettamente diverse. Vero o no? Perché in mezz'ora sono cambiate le cose atmosferiche. Ma cosa stai scherzando? E così ti rispondo, con gli arbitri. Non c'è niente da fare. Vabbè, comunque andiamo. No, questo per dire che è soggettivo. Sono d'accordo con te. Può darsi che un altro arbitro non avrebbe dato il calcio di rigore. Certo. Ma esiste anche una giustizia amministrativa. Il TAR decide con due sentenze diverse con lo stesso argomento. Quindi voglio dire, cosa andiamo a dire? Stiamo dicendo la stessa cosa. Esatto. Vabbè, andiamo avanti adesso. Allora. Mo ci sta, che cosa ci sta? Fuorigioco assurdo. Abbiamo il fuorigioco di cui tanto decantavi l'errore arbitrale. E guardi guardialine, guardate come ha fatto. Ha chiamato il fuorigioco, il guardialine che ha sbagliato, non l'arbitro. Allora, considerato che la terminologia adesso è stata è cambiata, si chiama assistente di linea. E vabbè. Prendere Mario. Oh, ma Serie C, guarda, la Lega Pro. Me lo aspettavo che sarebbe venuto fuori col fatto sicurissimo al 120%. Vabbè, adesso riprenderà capisco Mario. Capisco che state tutti in forma. Assistente di linea. State tutti in forma. Sempre quello è. Ragazzi, o assistendo, per 100 anni, una volta lo chiamavamo segnaline. Per 100 anni, dico 100 anni, l'abbiamo chiamato guardia. Io quando nacqui... No, prima segnaline. Segnaline. Già quando nacqui, segnaline, quello si chiama babbo. Sì. Papà, beh, 100 anni fa, voglio dire, non credo che... No, dico già da 100 anni fa, già mio padre quando era bambino chiamava segnaline. Vabbè, comunque vai. E allora che è successo? Allora, qui ci sta un colpo di testa, come vedete, del difendente della Sibilla e il giocatore, praticamente, come vedete, del Budoni, si trova al di là della linea, ovviamente, dei difendenti e quindi si troverebbe in chiara posizione di fuorigioco. Ma appare logico che in questo caso il colpo di testa del difendente mette e sana la posizione praticamente dell'attaccante e quindi non andava chiamato. Lo rimette in gioco praticamente. Non si dice più rimette in gioco, sana la posizione. No, ma non lo dico per imparare a insegnare, per lo dico per onestà di giornalismo. E mi fate vedere il guardialine per cortesia. Ah no, l'assistente di linea. Mario, però tu devi smettere perché il signor Gargiù sta dicendo non si chiama più, ha detto... Guardialine le rimesso in gioco, no, rimesso in gioco. Sana la posizione in quella maniera. No, ma poi non si chiama più il difensore, il difendente. Difendente. Vabbè. La terminologia degli arbitri. No, guardate, vi dico la verità, intanto la moviola è ancora lunga. Se siamo alla dialettica e allo scontro dialettico, io mi invitate come dal solito. No, voglio fare chi sei avvocato? Ma che è avvocato questo discorso? Ma questa è una trasmissione giornalistica, non credo che sia dobbiamo arrivare. Potrebbe essere in quel caso il difendente, potrebbe essere un centrocampista, quindi è giusto che si chiama difendente. È chiaro, non è detto che è difensore. Bravo, è giusto la terminologia. No? Allora, in questo caso l'assistente di linea ha sbagliato, l'arbitro non ha capito niente, ha detto... Posso fare una domanda a Gargiulo, ma qua sì. L'assistente non aveva chiaro chi aveva fatto il colpo di testa, non doveva essere l'arbitro a correggerlo in quel caso? No, perché c'è un'intesa praticamente, devo dire, tacita, nel senso che se non è l'arbitro che chiama è l'assistente o viceversa, poi stiamo parlando di una cosa abbastanza clamorosa, deve essere chiamata da entrambi. Errore generale allora. Errore generale. Allora, giustamente allora questa assistenza di linea deve essere un po' sospeso perché il ragazzino terrà minimi 60 anni. Ma questo è Campano, questo qua, di Nocera Inferiore. Ah, ah. E me che c'entra? Prima di andare
male del nonno. Andiamo avanti, poi abbiamo il peccato c'è dappertutto. Sibilla qui chiede un fallo di mano in aria, l'ha già commentato in qualche maniera Rosiello. Diciamo che c'è un'azione, praticamente un batti e ribatti, dove non è chiaro, almeno che per quanto mi riguarda, il fallo di mano dove sta e da parte di chi. Probabilmente c'è questo giocatore a terra che stende il corpo e forse lì veniva richiesto il fallo di mano, ecco, probabilmente in questa fase qui. Però, voglio dire, non mi pare che ci sia, almeno al momento che vedo, nessuna volontarietà effettiva. D'accordo, io ti ringrazio, mi sembra che siano finite le azioni. Per il momento non abbiamo ancora da divertirci ancora, non ne finisce qua. Abbiamo una partita importante da dover commentare, a meno che non abbiamo le immagini da commentare sull'Arsanese. Non lo so perché non ho visto il filmato. E tra poco ci collegheremo via Skype con Gaeta. E ci abbiamo Antonella che era testimone oculare per l'Arsanese. Poi abbiamo Erasmo Lombardi, testimone oculare per il Gaeta, e poi abbiamo il filmato, abbiamo le interviste, abbiamo tanto di quella roba, non so se ce la facciamo, ma via. Esatto, allora mandiamo in onda prima un attimo di pubblicità in modo che ci prepariamo per questo grande avvenimento. Via con la regia. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio. Sei un appassionato di cani? Allora scegli un bulldog inglese. Prenderlo a guinzaglio ti sembrerà impossibile. Dopo pochi giorni, tu e il tuo cane diventerete una sola persona. Il tuo cane di qualità, certificato fino alla terza generazione, è possibile averlo solo presso l'allevamento Winston Bulldog. Professionisti del settore ti aspettano presso l'allevamento Winston Bulldog a Capua. Gruppo Parziale Antonio e Figli Napoli. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di legnami nazionali ed esteri, ferramenta, elettrodomestici, pannellature, lavorazione di semilavorati e lavorazione al pantografo. Call center 081 58 42 682. Gruppo Parziale Antonio e Figli Napoli. Per richiesta visita agenti 081 70 57 111. Email gruppoparziale@virgilio.it. E allora girone H, Nardò e Casarano si annientano al Gaeta, il big match del girone, sala il Pomigliano, vedete con i risultati.
Quindi andiamo sempre per la Serie D, stavolta girone H. Gaeta Arzanese 2-0, Angri Battivagliese 0-2, Pisticci Capriatese 0-1. Francavilla Fontana, Fortis Burgia 0-2, Ischia Fortis Trani 0-3, Pomigliano Francavilla Sulsigni 2-1, Ostuni Grottaglie 0-1, Boville Ernica Sant'Antonio Abate 0-1, Nardò Casarano 0-0. La classifica è condotta dall'Arzanese a 54 punti, segue Gaeta 48, Pomigliano 47, Nardò 45, Casarano 43, Fortis Murgia 38, Fortis Trani 36, Grottaglie 35, Ischia 34, Capriatese e Boville Ernica 33, Sant'Antonio Abate 31, Francavilla Sulsigni 29, Pisticci 28, Battipagliese 27, Angri 24, Francavilla Fontana 18, Ostuni 12 punti. Benissimo, Ada, stiamo facendo la battaglia del microfono, ecco qua il titolo d'ingresso. Abbiamo messo i due squali come figura allegorica praticamente, sia del Gaeta che dell'Arzanese, ma finalmente dovremmo fare il collegamento, perché la settimana scorsa non ci riuscimmo con Skype, per Gaeta. Erasmo Lombardi, ci sei? Sì, ciao Mario, buonasera a tutti. Ciao Erasmo. Allora me lo date l'inquadratura del Facebook, eccolo qua, no di Facebook, di Skype. Ciao Erasmo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao caro, mi potete alzare un attimo l'audio di Erasmo. Allora Erasmo, sei contento? No. Sì. Non ride, non sorridere, non sorridere, ti vedo. Scusami. Non ho capito? Sì, ti ho detto, è stata una bella partita, una partita maschia, una partita nella quale le due squadre hanno cercato di dare il meglio di sé, insomma, e poi alla fine è riuscito a prevalere il Gaeta grazie a un calcio di rigore, a un gol quasi alla fine della partita, insomma, quindi proprio sul finale, sul filo di lana, diciamo, dai. Certo, guarda che avevamo come testimone a Gaeta, abbiamo mandato la nostra inviata Antonella, se il cameraman mi dà la telecamera su Antonella, la quale chiaramente ha visto la partita. Stanno, poiché questi, tu lo sai che questa situazione di Skype, questo movimento tecnico, sono le prime volte, per cui dobbiamo trovare la giusta sintonia, anche perché questa è una trasmissione sinceramente non facile. Tu lo sai che fai televisione come me, no? Sì, sì, ma insomma... Ecco Antonella, vedi quanto è bellina, guarda, hai visto? Eccola, ciao Antonella. Allora, Antonella, lui ha detto che la partita com'è stata, che hai detto? Erasmo. Bella la partita, molto maschia, anche grazie o a causa, per colpa di, dipende dai punti di vista, dell'arbitro, che ha lasciato molto molto giocare, i giocatori in alcune occasioni se ne sono date di santa ragione, e questo forse ha anche un po' innervosito, infatti c'è stato qualche principio di diverbio, di alterco tra i giocatori durante la partita e anche alla fine. Probabilmente un direttore di gara un po' più attento avrebbe fatto sì che questo non succedesse, però alla fine la partita è andata in un certo modo, che se l'è giocata perché sapeva che era l'ultima occasione. Devo dire che l'Arzanese forse sin dall'inizio si è un po' troppo accontentata del pareggio, e quindi la partita è andata in un certo modo, con l'Arzanese che si difendeva, provava a ripartire, e Gaeta che cercava disperatamente di segnare quel gol che poi è arrivato grazie a un calcio di rigore a 10 minuti dalla fine. Erasmo, un attimo, vorrei sentire la versione di Antonella. Antonella. Ciao Mario. Ciao, dimmi. Allora, no, sì, sono d'accordo su quello che ha detto Erasmo, soprattutto nel primo tempo l'arbitro ha lasciato davvero troppo correre su alcuni falli non chiamati e soprattutto su delle punizioni che si potevano dare. Ammonizioni già nei primi minuti, la gara forse si sarebbe messa in modo diverso. L'Arzanese nel primo tempo, soprattutto nella mezz'ora, ha cercato il gol. Non si è accontentata del pareggio. Sul finale poi, quando invece è uscito fuori il Gaeta con quelle due conclusioni ravvicinate al 40esimo del primo tempo, forse dopo
diciamo, si è anche accontentata del pareggio, quindi il secondo tempo si è visto di meno in campo, ma su tutti e due i fronti. D'accordo, io adesso, Erasmo, vorrei vedere il filmato, ce lo commenti? Visto che tu ce l'hai mandato. Che hai detto? Provo, insieme ad Antonella magari, mi fa piacere se anche lei interviene. Allora, ok, lo fate in simultanea, dai Antonella. Allora, se la regia manda in onda il filmato, eccolo qua. Sì, oggi allora, il filmato inizia con i tifosi dell'Arsenese, è un tributo che noi di Telemonte Orlando diamo alla vasta platea, tua Mario Cacciatore, e tra l'altro io ne voglio salutare uno in particolare, è Giuseppe Volpicelli, con il quale mi sento su Facebook, insomma abbiamo trovato il modo per rispettarci anche su internet. Dunque un saluto a tutti i tifosi dell'Arsenese, che è doveroso da parte mia e insomma di tutto il pubblico gaetano. Io, sì. La partita è iniziata sotto i migliori auspici, con una bellissima cornice di pubblico. Per fortuna non ha piovuto, ha cominciato a piovere subito dopo la fine dell'incontro. L'Arsenese è iniziato senz'altro meglio, come ha detto Antonella, soprattutto nei primi minuti, però la prima occasione è questa per Ikeda, la cava viene anticipato proprio al momento di battere verso la porta. L'Arsenese, come ti dicevo, lo sta a guardare, guarda che bravo San Domenico qui, che va verso la porta, fila dentro, fa fuori il suo avversario, lo mette a sedere, poi prova la prima volta il tiro, c'è un rimpallo, la seconda va sull'esterno della rete. Ancora in avanti, qua siamo esattamente al ventesimo minuto, poi vedo le immagini ferme, però non so adesso se è un problema della mia ricezione televisiva, no, ecco qui le immagini che vanno avanti, ancora il Gaeta che prova, ecco questo è uno di quei falli che dicevamo insieme ad Antonella, che l'arbitro non ha sanzionato, e insomma poi la partita ha finito un po' con l'innervosirsi, perché è chiaro, questo ne ho messo uno su un giocatore del Gaeta, ma è successo altrettanto ai danni dei giocatori dell'Arsanesi in alcune occasioni. Questa è un'altra occasione per i biancocelesti col tiro di San Domenico, la palla deviata, e su questo calcio d'angolo c'è l'azione più importante di tutto il match per l'Arsanese, il tiro di Formidabile deviato casualmente da Calabui, che la palla sarebbe destinata in gol, ma questa respinta quasi praticamente sulla linea qualche metro più avanti nega il vantaggio l'Arsanese, che fino alla mezz'ora è stato in campo e sicuramente in maniera molto importante. Ancora un'azione per il Gaeta nata da un lancio di Vitale, il cross di Emma viene deviato quasi davanti alla porta, Gaeta che però insiste, qui siamo verso il trentesimo della partita, un bello scambio che però non viene finalizzato e l'Arsanese riesce a rinviare il pallone con il Gaeta che prova ancora una volta a imporre il proprio gioco, ma non ci riesce perché l'Arsanese si difende bene, qui ancora un cross ma nulla di fatto poi sulla ribattuta della difesa che anticipa ancora una volta la cava, un la cava che ha cercato davvero di fare il massimo e c'era quasi riuscito su questa occasione, vedi la sfortuna, la traversa colpita dal centravanti del Gaeta, è stata sicuramente l'azione più importante di tutta la prima parte del match questa qui, poi Vitale che calcia una punizione, come vedi la palla è uscita pochissimo, ha tirato dalla parte coperta da... Antonella, ma sono tutte le azioni del, voglio dire, del Gaeta, giusto? No, la prima parte a appannaggio dell'Arsanese, il finale a appannaggio del Gaeta. Perfetto, puoi andare avanti, Lombardi, vai. Sì, ecco, ti volevo far vedere questo rigore reclamato da Montaperto, che è stato un po' trattenuto, devo dire, da Speranza. Su questa azione Montaperto si innervosisce, rimedia al cartellino giallo che poi gli sarà fatale nel finale, perché la seconda ammonizione dopo e questo lo possiamo vedere? Sì, sì, a rallenti? No, ce l'ho sì. Con la regia, dopo semmai ce lo dice il nostro arbitro. Sì, c'è qualche discussione come vedi al rientro negli spogliatoi, sempre per quella occasione sulla se lo segnasse la regia. Il cartellino giallo, si va a riposo, la prima azione nell'inizio della ripresa è ancora per l'Arsanese che con una bella trama al centrocampo riesce a mettere in prota con un pallone pericoloso, ma la difesa riesce a sventare. All'ottavo c'è un gol annullato per il Gaeta per carica al portiere, qui lasciamo poi a Gargiulo ovviamente di esaminare l'azione, vedi che la palla non si capisce se il portiere l'aveva bloccata completamente, ricordo che il regolamento dice che entrambe le mani del portiere devono essere sul pallone e devono bloccarlo. Questa seconda azione, e mi riferisco alla regia di vederla per la moviola. Va bene, e poi ancora a tenersi in avanti, questa è una buona occasione, ci sono sia Montaperto che Caro Tenuto,
nessuno dei due però riesce ad arrivare su questo pallone che termina direttamente sul fondo. Ancora una punizione, qui devo dire mi aspettavo qualcosina in più da Caro Tenuto. Pasquale è veramente bravissimo sui calci di punizione, lo seguo sempre nei servizi di Antonella Pasquale. Quando l'Ardese gioca in casa, stavolta non è riuscito a... Sì, Pasquale oggi era a mezzo servizio. Oggi non ha giocato un granché, Caro Tenuto. C'è stata un'ovazione del pubblico gaetano. Come vedi San Domenico restituisce il saluto, perché davvero c'è stato un applauso a scena aperta per questo ragazzo, al quale ovviamente io personalmente auguro di arrivare presto ai professionisti. E adesso siamo per arrivare al gol del Gaeta col calcio di rigore che dovremo vedere poi alla Moviola. Il fallo di Mani, eccolo qua, è sicuramente molto meno evidente di quello dell'andata, ti ricordi Mario? Quel sì, fallo certo, 93, certo. No? È molto meno evidente, io in telecronaca non ti nego che ho detto che è una specie di risarcimento danni, perché è un fallo di Mani che secondo me 4-5 arbitri hanno... non è un fallo che vengono sanzionati spesso. No, il fallo sembra che ci sia e il calcio di rigore chiaramente sblocca la partita e la decide a favore del Gaeta, perché è stato questo l'episodio che ha fatto sì che la partita si indirizzasse verso il Gaeta. Poi l'Arzanese, è chiaro, ha provato a buttare il cuore oltre l'ostacolo negli ultimi minuti, ma non era facile, anche perché entrambe le squadre avevano operato le 3 sostituzioni pensando di andare avanti con lo 0-0. Qui vedi il cartellino rosso per Montaperto che si arrabbia, va fuori dal campo, butta la fascia, se la prende un po' con la panchina, davvero particolarmente nervoso quest'oggi il bomber dell'Arzanese, poi se ne va via. E devo dire, questo gesto non ci ha fatto molto piacere in tribuna, però insomma, vabbè, nella tranza agonistica si può accettare che i giocatori qualche volta sbaglino. L'Arzanese prova disperatamente al pareggio e reclama il calcio di rigore. Questo qua è rigore, Dobbiamo vedere, perché Calabuig scivola e il giocatore dell'Arzanese gli cade addosso. Bisogna capire se Calabuig ha costituito ostacolo col corpo, e questo è il magnifico secondo gol con il tiro al volo di Amendola che scavalca Navarra e praticamente chiude la partita con questo 2-0 che è maturato nei minuti finali. Un Gaeta che sicuramente ha giocato con grande forza, con grande volontà. C'è ancora, come vedi, qualche discussione alla fine tra i giocatori in campo. È chiaro che l'Arzanese non voleva perdere questa partita, il Gaeta altrettanto la voleva vincere, però insomma tutto ricomposto alla fine. L'immagine finale è quella che io voglio salvare, cioè l'abbraccio tra Marzullo e Caro Tenuto, due grandissimi talenti, due giocatori che avrebbero dovuto avere una carriera diversa sicuramente, con Caro Tenuto che applaude la tribuna del Gaeta, che sicuramente quest'oggi ha assistito a grandi campioni sul terreno di gioco, che sono, non vanno troppo d'accordo con questa categoria, Mario. Va bene, io comunque devo ringraziare te di Telemonte Orlando, devo ringraziare la mia regia che è riuscita a darci veramente un qualcosa di tecnologicamente avanzato. Adesso vorrei un attimo con Gargiulo velocemente, perché sto in netto ritardo, non Mario, pensate posso... quando. Allora dimmi, dimmi. No, visto che Antonella. Erasmo ha parlato velocemente prima di Caro Tenuto, volevo ricordare che Pasquale era in forze fino al proprio a pochi secondi prima della partita, è andato in campo veramente con tanto spirito di sacrificio, infatti si è visto che non era il solito Caro Tenuto. Ecco qua, benissimo. Allora andiamo a vedere, vado di fretta, scusami, Erasmo, conosci i tempi televisivi. Allora vorrei andare a vedere se la regia ci manda in onda, vi ricordate, appena è finito il primo tempo, vediamo un po', che eccolo qua. Allora Gargiulo, a te la linea. Sembrerebbe che c'è questo atterramento al centro dell'area. Ecco, lo possiamo vedere anche tutti quanti in questo caso. Insomma, devo dire che i due giocatori, se questa è la fase di cui stiamo parlando, stanno entrambi, cioè l'attaccante dell'Arzanese è addirittura a terra prima che arrivi il cross, quindi sarà stato probabilmente anche toccato, però non sono in condizioni oggettive di poter dire se c'è o no la massima punizione nel caso specifico. In questa occasione Montaperto, più per il fallo in sé, cioè se è stato o meno atterrato, si è lamentato perché è stato toccato al viso dal giocatore del Gaeta, perciò poi c'è stata la reazione e l'arbitro aveva dato l'impressione di voler ammonire sia il giocatore arzanese che il gaetano, e invece poi ha ammonito soltanto Montaperto. Anche per questo forse
Dopo abbiamo visto un Montaverto molto nervoso durante tutto il secondo tempo. Andiamo ancora avanti, qual è quell'altra azione contestata? Qual era? L'altro, beh, c'è il rigore per il Gaeta, quello concesso e poi trasformato da Vitale. Questo cross che ha visto praticamente questi due giocatori contrastarsi. E devo dire, noi non lo stiamo vedendo, vuol dire che non sono questa, non è questa la No, no, io sto, l'ho visto prima in eccolo qua, questo ah, è sì, quel questo gol. È il... Qua sì, qua mi rifaccio e tra l'altro mi complimento anche con Erasmo perché c'è un richiamo al regolamento come lui ha fatto, che effettivamente tale è la punizione nei confronti a favore del portiere quando con entrambi le mani ha possesso dello stesso. E poi per quanto riguarda il calcio di rigore, mi pare che lui stesso abbia detto risarcimento del danno, quindi in qualche maniera se lo vediamo anche... Ecco, vediamo il rigore concesso. Non mi è sembrato nettissimo, nel senso che sono entrambi saltati e il giocatore poi dell'Arzanese è stato punito dall'arbitro, non è questa l'azione, comunque... Sì, non è stato evidentissimo, voglio dire, il fallo di mani che io ho... Il rigore, praticamente, il rigore a favore del Gaeta, in definitiva. Lo dico per la regia, se riescono a vedere. Ah, questo è il rigore invece che ha chiesto l'Arzanese. Qua mi sembra un tantino più evidente, nel senso che c'è un giocatore che con un colpo di testa, però c'è un ostacolo che non è sull'uomo, come vedete, ma è un ostacolo sulla spinta, quindi detto praticamente velocemente è un ostruzionismo più che calcio di rigore, come si può notare. Punizione in sarebbe, due. Bravo, punizione in diretta, oh, non in due, in diretta. A voi la chiami in due, tu la chiami in diretta, ognuno si fa le proprie punizioni. Allora... Ho spesso le ricere. Allora... Abbiamo, se la regia ci fa vedere il rigore che non c'era per il Gaeta, così chiudiamo con la Moviola, vediamo un attimo. No, questo è il finale proprio. Il finale ecco, un attimo ecco. Prima forse, no? Vabbè, c'era quel cross dove entrambi i giocatori sono saltati. Sì. Sì, ecco. E forse è questo, no? Un momento prima. Ragazzi, è tutto improvvisato qua, perché e forse se lo fa vedere visto. Non a rallenti la regia, è ancora meglio. Sì, è questo qui. Ecco qui, se rivediamo un attimo l'azione e poi chiudiamo questo discorso, ecco qui, diciamo che dalle spalle praticamente di entrambi, non visibile da parte nostra, ma non credo neanche da parte del direttore di gara, c'è stato questo contatto con la mano. Mi posso fermare qui perché non è chiaro comunque l'impatto. Infatti pure noi dalla tribuna... Ragazzi, questi sono... Che detto? Pure noi dalla tribuna la visuale era questa, non è che siamo riusciti a capire bene. No, la verità è che chiaramente questi sono, noi li abbiamo ricevuti attraverso un sistema di internet, per cui chiaramente se eravamo sul campo li vedevamo ancora meglio, però comunque un ottimo servizio quello che ci ha lanciato Erasmo. Erasmo! Allora Erasmo, ti voglio vedere un attimo e ti voglio anche salutare perché vado veramente velocemente, sto in ritardo. Come sempre, perché era previsto 10 minuti, abbiamo fatto 20. Erasmo! L'unica cosa, intanto comincio a dire l'ultima cosa che volevo dire per Gargiulo, il fatto che il rigore chiaramente anche dalle telecamere, dalle riprese non si vede perché eravamo di schiena, però l'arbitro è andato con grande decisione anche ad ammonire il difensore, quindi l'ha ritenuto anche un fallo di mano volontario, non soltanto nella casualità. Vero è però, e lo dico per obiettività di giornalista perché non voglio dire assolutamente cose che non penso, che i giocatori sono talmente vicini che, ripeto, 5 arbitri su 10 quel rigore là non lo danno. Questa volta è andato in questo caso bene al Gaeta, sicuramente. Tutto quello che stiamo dicendo e di quello che hai detto prima, caro Mario, questo arbitro era siciliano. Va bene, dopo... grazie, ok, ciao. Oh, mi hai fatto incazzare, visto la Gargiulo. Ti ringrazio, ti saluto, caro. Ma voi non mi state inquadrando. Ok, in bocca al lupo. Alla Luigi Pecco, che è uno dei grandi idoli della mia infanzia, quando salutava da 90° minuto. D'accordo, ciao caro, ciao, 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 ciao. Benissimo, allora, ancora Erasmo. Dovremmo avere adesso una telefonata in linea, se è pronta la regia, perché devo velocizzare moltissimo. Allora, in attesa della telefonata, qua abbiamo la Mariano Keller, che un grande scuola calcio, ha avuto anche l'Ercolanese, giusto o sbaglio? L'Ercolanese, poi sono usciti dall'Ercolano, però mi vogliono dare qualcosa, mi fa molto piacere. Oh, innanzitutto... Questo è il gagliardetto della Mariano Keller, vedete quanto veramente molto bello, molto... Questa bellissima felpa. Ah, questo è meraviglioso, ragazzi. La cosa bellissima
Eccolo qua, cacciatore Telea. Sicuramente la metterò io. E che mi scrivo dietro? Cacciatore Telea? Sì, cacciatore. Ma io sono Costantino Telea, non sono cacciatore. Vabbè, ti ringrazio veramente. Grazie, moltissimo. Dopo me la prendo. Sì. Io adesso vediamo un po' se abbiamo avuto il tempo. Eccolo qua, abbiamo la telefonata in linea. Al nostro direttore Capone, un bacio a Ziada Robertino Piccirillo. Ciao Robertino. Ciao Robertino. Allora, pronto? Pronto? Ciao carissima. Ciao Mario, buonasera ai tuoi ospiti. Buonasera, scusa il ritardo, ma hai visto, avevamo... Io vi sento pianissimo però. Ok, la regia... Faccio fatica a sentirvi. Ok, la regia, si può aumentare un attimo l'audio di Emanuela Volcan. Allora, Manuela. Sì, ciao, adesso ti sento meglio. Perfetto, allora Manuela, già te l'ho detto per telefono. Senti, peggio? Sì, sì, no, ti sento. Ti sento. Ah, meno male. Manuela, come ti ho detto stasera per telefono, tieni un cuore di indo zucchero. Sì, praticamente sì, il tuo acireale ha sconfitto, ahimè, la nostra casertana. Diciamo che per come l'abbiamo vista noi, chiaramente, ma abbiamo avuto anche modo di confrontarci con diversi colleghi che sono venuti giù dalla Campania, e forse la Casertana ha creduto troppo presto di aver vinto, perché dopo 10 minuti, prima azione da rete, un cross dalla linea di fondo, il colpo di testa di Giglio e il vantaggio maturato, come detto, al 10° del primo tempo, forse aveva fatto credere ai ragazzi di Grassadone di aver già archiviato la partita. E invece così non è stato, perché comunque la Ciale ha avuto una bella reazione d'orgoglio, pur non, diciamo così, non effettuare tantissime azioni da gol. Infatti il nostro taccuino veramente è stato molto scarno, molto povero quest'oggi, però ha avuto il merito di raggiungere il pareggio intanto prima della fine del primo tempo, e poi nel secondo tempo, con la Casertana che cercava di spingere per riagguantare il vantaggio, si è trovata sui piedi, una ripartenza fantastica di piedi che poi ha servito perfettamente Senè, e poi c'è stato il 2-1. Devo dire lì un po' colpevole la difesa della Casertana, un po' lenta, anche perché di piedi ovviamente non è un velocista, e quindi diciamo che ci ha stupito un po' diciamo questa situazione di quasi calma piatta nella rispondenza dei difensori della Casertana davanti a un'azione di pericolo. E poi lì dal 2-1 non c'è stata davvero una risposta della Casertana. Ci sono stati soltanto due calci piazzati, uno che ha impegnato severamente Mannino in due tempi, e poi un'azione gol con tiro però sull'esterno della rete, ma niente di più. Ecco, forse ci si aspettava qualcosa di più. Anche mister Grassadone ha avuto modo di commentare in maniera negativa proprio la prestazione dei suoi. Emanuele, io ti ringrazio moltissimo, non era previsto questo collegamento, l'abbiamo fatto per onore a te, perché ogni volta siamo collegati, il tuo acireale perdeva sempre, stavolta ha vinto e mi sembrava giusto. Grazie, allora un doppio grazie e un saluto affettuosissimo dalla Sicilia. Senti, la prossima partita in casa qui ce l'avete? Abbiamo con il Sapri il turno infrasettimanale mercoledì 9 marzo. Perfetto, e voglio ricordare a tutti che vanno ad Acireale, quando sentite l'informazione, la speaker ufficiale della Acireale è la nostra Emanuela Volcan. Grazie. Di niente. Ciao Emanuela, puoi vedere comunque domani il videoclip di questa telefonata, ok? Sul mio Facebook. Ok, perfetto. Un abbraccio a tutti, un buon lavoro e in bocca al lupo a tutte le squadre, ovviamente, per il raggiungimento dei propri obiettivi. D'accordo, ti ringrazio, e adesso io davo un attimo i risultati del girone I. Velocemente. Nel frattempo comunque c'è anche una piccola intervista a Fabiano. Fabiano, allora solo Fabiano, vediamo un attimo veloce. Solo Fabiano e dopo dico io. Sì, veloce, perché abbiamo ancora parecchia roba. Va benissimo, allora abbiamo appena 25 minuti di tempo. Intervista a Fabiano. Allora, vediamo un attimo, ecco questa intervista a Fabiano. Facciamo un complimento a Gaeta e continuiamo per la nostra storia.
Allora, mi dico, questa qua è stata una cosa a volo fatta da un telefonino. C'era anche l'intervista a Pasquale Costagliola, ma dice che non è venuta per il momento. Domani su Facebook mettiamo anche l'intervista a Costagliola, a Pasquale Costagliola, il direttore che ha costruito questa squadra dell'Arzanese. Allora, da velocemente, perché siamo... Velocemente, siamo ancora in una serie di girone I. Allora, Cittanova Messina 0-1, Turista Atletico Nola 6-3, Acireale Casertana 3-1, Nisse Bolitano 1-2, San Biase Forza e Coraggio 0-2, Modica Mazzara 2-1, Marsala Noto 1-0, Nocera Superiore Sapri 2-1, Interreggio Grecanica 0-1, riposava il Rossanese. Per la classifica abbiamo le Bolitane che conduce a 62 punti, seguono Forza e Coraggio 56, Casertana 54, Nisse e Turris 45, Grecanica 44, San Biase 43, Sapri 40, Interreggio 38, Messina 36, Nocera Superiore 35, Noto 33, Cittanova 30, Cireale e Marsala 27, Modica 26, Rossanese e Mazzara 22, Atletico Nola 6 punti. Benissimo Ada, allora passiamo... La regia cosa mi dice? Acireale, Casertana, Nisse e Bolitana, San Biase, Forza e Coraggio e Turris e Nola. Velocemente, la Turris ha stravinto sul Nola e non era difficile. Però sei gol su sei gol, sinceramente. Insomma, la Casertana, come avevo già preannunciato io, che avrebbe avuto dei momenti difficili, sono iniziati. Speriamo che finiscano ad Acireale. Per quanto riguarda, datemi un primo piano perché non riesco a vedere bene, eccolo qua, Nisse e Bolitana. Le Bolitana pare che sia la squadra più forte del campionato, a meno che il Forza e Coraggio, che oggi è andato a vincere una partita importantissima a San Biase, tu la conosci questa San Biase, che è molto difficile. Difficilissimo, per cui, ma per come anche però l'impresa delle Bolitana sul campo della Nissa, che anche è lì molto, è un campo molto difficile. Per cui voglio dire che il Forza e Coraggio è vero che sta a 6 punti dalle Bolitana, però è anche vero che c'è una partita in meno, sì. Pertanto si deciderà sicuramente allo scontro finale. Poi se la Casertana riesce a mettersi in condizioni di poter giocarsela pure lei, allora va bene, basta che lei vinca, i punti cominciano a essere troppi e le squadre cominciano a essere assai davanti a lei. Allora andiamo avanti, dovremmo avere l'eccellenza campana, dove abbiamo la prima squadra in Serie D. Parlo in maniera virtuale, ma è così, vediamo chi è, vaiate con i risultati della classifica soprattutto. Andiamo quindi a vedere un po' chi sarà. Eccellenza, 23esima giornata, girone A. Campania Virtus Volla 1-0, Ferrini Albasagno 0-0, Libertà Stabia Ercolano 6-1, Monte di Procida Stasia 3-1, Quarto Gladiator 1-1, Real Volturni Sala di Procida 2-2, San Vitaliano Striano 1-0, Sanità Inter Napoli 2-0, 1-0 precedente e poi 2-0. Per quanto riguarda la classifica, abbiamo il Campania a 50 punti. Virtualmente in Serie D. Seguono Appaiate, Inter Napoli e Virtus Volla 41, Monte di Procida 36, Albasagno 35, Quarto Sanità e Libertà Stabia 33, Real Volturno 31, Isla di Procida 27, Gladiator 25, Ercolano e Ferrini 23, San Vitaliano 22, Striano 20, Stazia 17 punti. Andiamo quindi al girone B, Calpazzo Palmese 0-0, Campagna San Valentino 3-2, Gelbison Sarnese 0-3. Ippogrifo Faiano 2-0, San Severinese Vis San Giorgio 2-1, Serino Baratta 0-1, Serre Scafatese 2-1, Solo Fragropoli 1-0. Per la classifica conduce l'Ippogrifo a 53 punti, seguono Appaiate, Serre e Sarnese a 50, Baratta 43, San Severinese 42, Palmese 33, Scafatese 32, Gelbison e Faiano 29, Vis San Giorgio 28, Solofra 27, Calpazio 22, San Valentino 20, Campagna 18, Agropoli 17, Serino 11 punti. Benissimo Ada, allora ecco la grande sfida, oggi era al Dietro la Vigna, così si chiama lo stadio in cui gioca il Campania Piscino, la giocava contro la Virtus Volla, la grande sfida, così l'abbiamo denominata questa partita, e così è stato, è vero Jacopo? Sì, ma è stata una grande partita, il Campania ha vinto meritatamente grazie a un gol di Olivieri nella ripresa, ma la partita è stata fortemente condizionata dall'espulsione di Grezio nel primo tempo per una gomitata a cavallini, come vedremo poi nelle immagini. Campania aumenta il vantaggio, è a più 9 su Volla Inter Napoli. Mister Campana dice che non vuole guardare la classifica, però è un peccato perché la stessa classifica fa veramente un sorriso a 32 denti al Campania. Manca davvero poco, mancano 13 punti. Allora lui non la vuol vedere, stasera gliel'abbiamo imposto.
Ci ha visto per forza, c'è 9 punti in più. Assolutamente sì. Certo. Allora, vittoria meritata a quanto ho capito. Sì, il Campania nel secondo tempo ha capito che deve avere il match point a disposizione, ci ha provato, possiamo vedere dalle immagini e vediamo come è andata. Scusami, prima che vai non dalle immagini, ma il cartellino rosso, sinceramente, da persona neutrale che non sei, voglio dire, c'era o non c'era? No, devo essere al di sopra delle parti, per il nostro lavoro ce lo impone. È stato un po' dubbio effettivamente, però diciamo che il guardalinee è sembrato sicurissimo della propria decisione. Vabbè, lo deciderà Gargiulo, per cui ci togliamo da mezzo, sì. Noi lascio la parola a lui che è più esperto. Allora andiamo a vedere la partita, dai. Sì, si giocava appunto dietro la vigna, coreografia dei tifosi della Campania che anche oggi non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra. In attacco per il Campania c'era il duo Borrelli-Olivieri con Colesanti preferito a De Luca sulla destra, visto che il calciatore classe 92 del Campania, che tante altre volte è stato decisivo, si è allenato poco in settimana. C'è un abbraccio fra il presidente De Micco e l'allenatore Troise del Volla. Volla che schierava appunto Grezzi in attacco, era privo di Bottone e Pianese, quindi informazione già ampiamente rimaneggiata. Dopo l'espulsione di Grezzi praticamente è rimasta senza attaccanti. C'era in panchina Marotta che all'andata invece era stato decisivo. Piscinola a cui mancava anche D'Alterio, ma oramai l'impianto difensivo della squadra di Campana è pressoché perfetto. Centrocampo agile, ottimo anche in contenzione, con Frenna e Pandolfi per la Virtus Volla e Biancolino, che risulterà alla fine il migliore in campo dei suoi, a spadroneggiare in difesa. La prima occasione per il Campana, c'è una punizione di Gatta, il pallone arriva sui piedi di Olivieri, la girata, e la bella parata a terra di Castiello, tra l'altro il guardalinee aveva alzato la bandierina, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Successivamente c'è un calcio di punizione di Loasses, c'è un tenta di liberare Palmitesse, il pallone per poco non viene mandato in rete di testa da Frenna, che non riesce a colpire come avrebbe voluto. Successivamente ancora il Bolla, il sinistro di Grezio smanaccia in angolo Marino, sempre molto attento. Ancora il Campania, c'è un passaggio in profondità per Baratto che mette in mezzo, arriva benissimo però a liberare ancora Biancolino, che è stato veramente bravissimo oggi. Dall'altro lato del campo c'è ancora il Volla, un lancio in profondità, e questo è il momento della gomitata di Grezio a Cavallini. L'assistente di linea ha segnalato la rosa all'arbitro, è scattato il cartellino rosso, vibranti protesta da parte della panchina del Volla, ma la decisione dell'arbitro è stata inamovibile. Dall'altro lato del campo il passaggio per Bifaro sulla sinistra, il tiro a girare, grandissima risposta di Castillo che riesce a smanacciare il pallone e a salvare quello che sembrava un gol già fatto. Successivamente Infante entra dal posto di un positivo ma troppo nervoso Borrelli, lavora un pallone per Gatta, il cross al centro, il colpo di testa troppo debole di Olivieri, come vedremo però riuscirà a rifarsi nel secondo tempo. Punizione dall'altro lato bloccata con tranquillità dal portiere del Campania Marino, mentre dall'altro lato del campo è ancora Infante che serve sulla destra a Pellini, cerca di un compagno in mezzo, il passaggio, la testa ancora di Olivieri, il pallone però si perde sul fondo. Il primo tempo si conclude sullo 0-0 con la Campania che però capisce di avere un match point a disposizione per ammazzare definitivamente il campionato giocando in casa e con l'uomo in più, e la prima occasione è proprio per il Campania, il bel palleggio di Pellini, il destro, il pallone che si perde di qualche metro al lato. C'è poi un passaggio in profondità per Infante, l'uscita un po' avventata di Castiello. Infante non riesce a controllare, ma sulla ribattuta è Bifaro a cercare la porta, non la trova, il pallone si perde altissimo. Altra occasione poi per il Campania e questa è quella decisiva, il passaggio per Olivieri, vince un rimpallo su Biancolino, riesce a saltare anche Castiello e col destro appoggia in rete per quello che sarà l'unico gol del match, ma assolutamente decisivo, come vediamo anche per la sorte della classifica, insomma è una rete che vale veramente platino. Grandi festeggiamenti da parte del giocatore del Campania, nonché dei sostenitori dei Guerrieri, e grande soddisfazione personale per Olivieri che veniva da un periodo non proprio felicissimo. Sostituito Olivieri nei minuti finali, inserito a Trematerra per cercare di avere più possesso di palla e non concedere occasioni al Volla, che però nonostante l'uomo in meno e il risultato a sfori riesce comunque a rendersi pericoloso nei minuti finali. C'è prima però un'occasione per il Campania con Bifa che raccoglie un pallone sempre sulla sinistra, va a puntare esposto.